Ciao a tutti, oggi prepareremo lo stellamisù. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 4 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono uova, tuorli e albumi separati, zucchero semolato, sale, mascarpone, panna montata già zuccherata, biscotti pan di stelle sbriciolati, caffè, biscotti pan di stelle interi, crema pan di stelle e cacao amaro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sopra le lame. Versiamo gli albumi che devono essere a temperatura ambiente. Il sale. E facciamo montare senza il misurino per 4 minuti, 37 gradi, velocità 4. Gli albumi sono montati, mettiamoli da parte in una ciotola capiente e posizioniamoli in frigo. Laviamo e asciughiamo bene il boccale e la farfalla. Dopo aver lavato e asciugato bene il boccale, mettiamo lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla sulle lame, versiamo i tuorli, andiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimby per 7 minuti, 37 gradi, velocità 4. Rimuovere la farfalla e posizionare il boccale in frigo per 10 minuti senza il coperchio. Abbiamo ripreso il boccale dal frigo, adesso aggiungiamo il mascarpone. Facciamo amalgamare per 20 secondi. A velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Facciamo amalgamare per altri 20 secondi, sempre a velocità 3. Trasferiamolo nella ciotola con gli albumi montati. Amalgamiamo delicatamente. Aggiungiamo la panna montata che è già zuccherata. E amalgamiamo. Aggiungiamo i biscotti pan di stelle sbriciolati. E continuiamo ad amalgamare. Poniamo la crema in frigo a rassodare per mezz'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la crema dal frigo che si è rassodata. Adesso posizioniamo in uno strato sul fondo della pirofila. E livelliamo bene. Inzuppiamo i biscotti nel caffè e posizioniamoli sullo strato di crema. Adesso mettiamo sopra i biscotti la crema pan di stelle.
altro strato con la crema. Continuiamo con un altro strato di biscotti imbevuti nel caffè. Mettiamo un altro strato di crema pan di stelle sui biscotti. Mettiamo un altro strato di crema e livelliamo bene. Facciamo un ultimo strato con i biscotti. Completiamo con lo strato di crema rimasta. Livelliamo bene. Spolverizziamo con cacao amaro e, se lo gradite, decoriamo con stelline di zucchero e posizioniamolo in frigo per almeno 4 ore. Stella Misù, grazie e alla prossima ricetta!